Prima, 4 gol a Lione. Poi la copertina del Time, da leader delle future generazioni. E infine il salvataggio della Francia campione del mondo evitandole una scomoda sconfitta in casa con la modesta Islanda. Insomma, Kylian Mbappé è entrato in campagna elettorale. Nel mirino non l'Eliseo, ma il pallone d'oro che contende tra l'altro anche al collega Griezmann che ha sostituito giovedì sera a Gundogan, dando inizio alla rimonta, da 0-2 all'insperato 2-2, nel giro di appena mezz'ora. Conferma sul decimo gol in nazionale, a meno di 20 anni. Un nuovo record per il parigino punto ascesa, uno dei tanti in realtà, perché Mbappé, come ricordato dall'Equipe, è pure il primo 19enne ad arrivare a 25 presenze in nazionale, a soli 18 mesi dall'esordio. Dati che confermano l'ascesa folgorante del ragazzo di Bonn, laureatosi campione del mondo in Russia, segnando pure alla Croazia da più giovane marcatore di una finale dopo Pelé che comunque gli ha fatto complimenti pubblici. Tutti exploit che permettono al francese di restare sotto i riflettori e far riflettere la giuria di 193 giornalisti che da martedì votano per assegnare il pallone d'oro. Punto ponte. In teoria è Modric il favorito. Davanti a Griezmann. Ma la partita di Gundogan ha comunque permesso a Mbappé di guadagnare punti sul compagno di squadra, sostituito con il risultato sul 0-2 per gli islandesi, ribaltato provocando un'autorete e siglando il pari. Varane, l'altro candidato, è rimasto in campo solo un tempo. Pogba invece si è tirato fuori non lo merito. Insomma, Mbappé, come sottolinea il Parisien, è in campagna elettorale. Desktop minore di spend class uguale notification / spam beppo e spietato anche coi bimbi gazzettat share x link copia embed copiati potrebbero interessare anche questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando, qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clic a qui. Accetto security warning please treat the URL above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook Help Center for more information. Laurea, in ogni caso, il settimanale francese France Football che assegna il trofeo quest'anno ha creato pure un premio per gli under 21. Un modo per assicurarsi di avere Mbappé tra i laureati. Ma nulla vieta al giovane fuori classe di aggiudicarsi entrambi i riconoscimenti, soprattutto se continuasse su questi ritmi. Nonostante la modestia i numeri sono relativi, spiega il francese, come i paragoni con Messi e Ronaldo perché quando loro erano più giovani le statistiche contavano di meno. Al pallone d'oro non ci penso troppo altrimenti divento individualista e invece preferisco pensare alla squadra. In ogni caso, da qui alla chiusura dei voti, continuerò a dare il massimo, come sempre. Poi si vedrà. Modric e Griezmann sono avvertiti.